Corace Tiriolo con un Osello, un CN. Allora, da quanto tempo aspettavi di passare da pedadace con una macchina da corsa? È dall'ultima gara che ho fatto del 2009, poi una vita fa proprio. Sì, l'ultima, la penultima diciamo, gare che hanno fatto qui non ci sono state per motivi di che all'epoca andavo all'università, quindi non potevo essere presente e niente, dopo questa lunga pausa non ci volevo correre, però mio padre mi ha fatto una sorpresa, infatti non ho corso neanche con la macchina mia, perché io fino all'ultimo niente, non mi sono fatto neanche il patentino. E proprio gli ultimi 4-5 giorni abbiamo fatto il tutto e mi ha fatto questa sorpresa, mi ha fatto arrivare questa macchina dagli amici Catapano, che ringrazio, e
non sapevo neanche come utilizzare questi cambi, perché ormai c'è stata un'evoluzione robotica del cambio, un'evoluzione proprio allucinante, però almeno siamo riusciti a mettere la prima. Poi seconda e terza è venuta da solo. Sì, peccato alla prima manche, perché proprio all'ultimo tornante, quello di pedalaggio, mi sono girato. Di la verità, qualcuno ha detto: hai visto tutte quelle persone e ti sei emozionato? No, non è stato il fatto di emozionarmi, è il fatto che, sai, per vari motivi miei di salute, pensieri e tutto il resto, e quando uno deve salire su questa vettura deve avere la testa libera. Quando non c'è la testa libera, quindi possono succedere queste cose. Va bene. Però è da ammettere che è una corsa, quindi può succedere di tutto. Sì, quindi se... accettiamo tutto. Sei arrivato su, due manche senza problemi, ti sei divertito, la macchina intera. Hai soddisfatto anche i tuoi fan, perché ti hanno applaudito a pedalaggio. Grazie. Bene. Vuoi salutare qualcuno? Vabbè, ringrazio tutti quelli che mi vogliono bene, diciamo così. Un abbraccio al mio papà, che fa tanto per me. Alla prossima Ponte Coraci. E tutto il resto della famiglia che mi segue, mi vuole bene e mi vuole che mi metto la tuta. No, non è vero che dobbiamo aspettare la Ponte Coraci Tiriolo. Nel 2025 invece devo mettere, diciamo, le scarpette nuove prima, così arriviamo già preparati. Bene, grazie. Grazie a te. Ciao. Passiamo al gruppo CN classe 3000, secondo classificato Rubino Saverio, primo classificato Sagone Messana Dario. Complimenti a entrambi, complimenti. Bravi! Però... Ma è...